50 chilogrammi di oro. 50. In cambio della vita di 200 ebrei. Ma vale così poco la nostra vita, papà? Ma ci stanno amici, no? Amici, amici di chi? Ognuno pensa a salvarsi. Non ci stanno amici quando si cade in disgrazia. Che, per me? No, no, grazie, io sto a posto così, sto. Non grazie. L'hai capito che te vuole dare da magna per fatte sta zitta? E che c'entra? E che c'entra che mi dare il pane per farmi sta zitta? Basta dimmi state zitta e me sto zitta. Certo, col pane mi viene meglio. Shh, lì! In alto al vagone c'è sta lo spiraglio. Chi sale? Sargo io. No. E dai, stava scherzando. Dice di raggiungere la fila alla tua sinistra e proseguire diritto fino a quegli edifici là in fondo da cui si vede uscire il fumo. Noi altre, invece, dobbiamo raggiungere la fila alla nostra destra e toglierci i vestiti. Ci consentiranno di fare la doccia prima di assegnarci il numero della nostra baracca. Tomma, bambina! Buona, state buona! State Tomma, bambina! E chi ci ha mai avuto un cappotto? Mia sorella è andata proprio in quelle baracche là. Che so, stufe? Siamo noi che bruciamo. 26. È la voce di un bambino. 27. Ehi, mi senti? Sei solo? Perché non risponde? Gli ho chiesto di dirmi solo chi è! È solo un bambino, devi dirmelo! Non mettermi mai più le mani addosso! Sarò come quella stellina. Finché quella stellina continuerà a brillare, io resterò viva. E la mamma sarà orgogliosa di noi. La chiamano zuppa. Stasera per festeggiare vi lascio anche la mia razione. Dove vai? Io lavoro nelle cucine. Vedrò di portarvi qualcosa di più nutriente. Fantastico! E che cosa? Bucce di patate. Dove sono le stoviglie? Sei una deportata! Una schiava oramai. Smettila con queste arie da principessa. Ma come fate voi quando ho il ciclo? Perdo molto sangue. E quando non c'è niente, non una pezza, non un pezzo di carta, insomma. Levati le mutandine, lavale in una pozzanghera fuori, le strizzi e te le rimetti. Con questo freddo! E sta attenta a non farti beccare. Tu parli così perché sei
non credi della bambina? Cosa ne sai? Perché parli così? Che cosa ne sai? Parli di me! Smettetela! Ma cosa fate? Litigare come le bestie quando non si ha neanche la forza di stare in piedi! È una vergogna più grave della nostra miseria! Ti verranno a prendere. Ti diranno di fare un passo avanti per vedere la tua mamma. Non lo devi fare, capito? Non lo devi fare, non lo devi fare, non lo devi fare! È una trappola! Qui è un inferno. Il freddo gelido peggiora tutto. Le condizioni igieniche sono pessime. Dormiamo ammassate immobili su un fianco per tutta la notte con i piedi penzoloni. La nostra unica coperta è piena di cimici, pidocche ed escrementi. Non basta a coprirci tutte. Per i nostri bisogni abbiamo appena pochi minuti in cui dobbiamo andare tutti insieme. Si respira un'aria nauseabonda. Dallo strappo delle unghie. Il rischio di infezione è altissimo. Siamo sfinite, assetate, affamate, disperate. Le malattie sono all'ordine del giorno: la scabbia, la malaria, la febbre gialla e poi. E poi ci sono le malattie mentali. Un attimo di distrazione e la lama come una spietata ghigliottina, sbam, mi ha tranciato due falangi. Vendicatemi. L'indifferenza è una scelta. Scegliete l'amore. Chi salva una vita può salvare il mondo intero. Volevo sapeste il mio nome per quando vi capiterà di ripensarmi. Jolie Gautier e non principessa. Ad Auschwitz, malgrado tutto, io non avevo mai pensato al suicidio. Rientrata da quell'inferno, invece, lo devo confessare. Ci sono andata vicino molte volte. Dimenticavo il mio nome. Io sono il numero... Swy. Vince. Fiu, Sex, Fear, Heinz. Ed io sono il mio numero.